Ma comunque, al di là dell'episodio del rigore, poi magari al primo tempo mi hanno detto che c'era un gol per noi che era entrato in 20 centimetri. Al di là degli episodi, è giusto che sia rammaricato, perché ha una squadra che gioca molto bene a pallone e ci ha creato 2000 problemi. Sì, sì, ma sull'episodio del rigore lei come l'ha visto? Da dove stavo io non è che lo potessi vedere. No, da dove stavo io sembrava rigore, poi probabilmente non lo è, non lo posso dire. Però per esempio è stata scattata una foto da dietro la porta nel primo tempo sul rovesciato del Sassuolo ed era dentro i 20 centimetri. Ora gli episodi, se stiamo qui a parlare di episodi, dobbiamo invece dire che il Flaminia, io negli ultimi anni, non facevo più la Serie D e negli ultimi anni ho fatto 100 partite di Lega Pro, io squadre che giocano in quella velocità lì, negli ultimi anni non ne ho viste. In Lega Pro, in Serie D non se ne vedono, perché gioca bene a calcio, intensi, organizzati bene, con qualità tecniche, e ci ha creato mille problemi. Quindi a calcio si gioca in due e loro sono stati molto bravi. Poi è chiaro, potevano vincere loro e potevamo vincere noi, è andata così e noi siamo contenti di questo. Senta, io ho visto, non siete d'accordo, al contrario dell'altra volta, ho visto l'Arezzo meglio questa volta nel primo tempo che nel secondo. Cioè, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo abbiamo fatto bene, l'ultimo quarto d'ora, il primo mezz'ora. Sì, no, mezz'ora abbiamo, hanno aggiustato, sì, abbiamo dovuto aggiustare, perché poi ripeto, noi vediamo gli DVD e hanno determinati atteggiamenti, poi vengono qui tutti quanti e giocano in modo completamente diverso, quindi abbiamo aggiustato le cose e abbiamo fatto meglio nella fine del primo tempo. Poi il secondo tempo invece abbiamo concesso un po' troppi spazi e nell'uno contro uno loro nella profondità hanno creato delle belle situazioni di gioco per loro e belle azioni. Un po' che caratteristico e positivo della Reggio era quello di subire poco. Oggi abbiamo subito più in questa partita che magari. Io questa è la mia sesta partita, credo di aver subito più oggi 3-4 quattro azioni, ma belle, a tu per tu col portiere, veramente belle. Abbiamo fatto anche noi palle gol, perché poi vediamo tutte e due. Però le operazioni sono state veramente veloci e intense e hanno creato forse più in questa partita che nelle 5 partite precedenti gli avversari. Però oggi l'aspetto positivo, non chiaramente sul gioco, ma sulla prestazione, non parlo di prestazione intesa nei 90 minuti, ma come mentalità nella gestione di certi momenti e tutto, oggi c'è stata una crescita che è importante se si vuole diventare competitivi. Senta, ho visto che la squadra adesso giustamente l'ha aggiustata a un certo punto e l'ha migliorata, cioè passando al 4-4-2 grosso, cioè tutto sommato è questo, credo anche che per caratteristiche degli uomini forse è il modulo che si adatta meglio. Sì, beh, si adatta con Di Santo e Rubichini, in queste caratteristiche si adatta bene. Poi altri giocatori con quelle caratteristiche però non ne abbiamo, quindi abbiamo solo loro due, un assistito a destra. Senti mister, visto una crescita a livello di mentalità? No, è come squadra, no? Come squadra è difficile da spiegare, perché non è un episodio che si fa la fotografia di quell'episodio, ma come atteggiamento, come volontà di essere uniti, oggi c'è stata, nei momenti difficili, perché io faccio tutto questo discorso, ma perché dobbiamo dire, perché ho fatto una premessa iniziale sulla loro capacità, sulla loro bravura, è chiaro che se tu non avevi atteggiamento positivo come è stato oggi come gruppo, prendevi 3-4 gol. Poi la fortuna nella vita, la fortuna nelle situazioni, si va a cercare. Oggi ho avuto questa impressione, tutto qui, non avevo paura di perdere. Ed ero sicuro che prima o poi vinciamo la partita. A Montemurlo questa sensazione ce l'avevo, con la Pianese in casa questa sensazione ce l'avevo. A Pomigliano non ne parliamo proprio, non ho mai avuto la sensazione che potevamo vincere la partita. Oggi io ho la sensazione che vinciamo la partita, chiedete a quelli che hanno un panchino con me. Ma fino a un certo punto sì, magari è avvenuta quando ce l'ha. Io francamente a quel punto lì non me la spento. No, perché poi ho messo Pecoraro che ne ha tenuti fermi due e ci sono spazi per quelli che vanno l'uno contro uno. Pecoraro. Le volevo chiedere anche perché l'ingresso di Pecoraro. È perché durante l'allenamento quando sta lì davanti stoppa e fa gol, fa colpi di testa, assist, va sempre sulle seconde palle, ha esperienza a chili e centimetri. E quindi è una soluzione. Pescarla gli ultimi tre minuti mi sembra troppo tardi. Un po' eccessivo, lo devo fare un po' prima. No, lo devo fare prima. Certo, lo volevo fare prima, non ci sono riuscito. L'avrei voluto fare prima. Senta,
Senti, comunque l'Arezzo ha vinto sui rigori, ha vinto, meno male. Si è preso 3 punti, però la squadra il gol è regalata tante occasioni. Insomma, io se non insistere su certe cose mentali che stiamo lavorando e stiamo migliorando, ci vuole tempo, non è che si cambia la mentalità di far gol da un giorno all'altro. L'importante intanto che le creiamo quelle 4-5 palle gol, poi piano piano le faremo. Piano piano tramuteremo in gol quelle occasioni che adesso già creiamo. Questa è una squadra che è più votata all'attacco rispetto alle precedenti che aveva proposto. No? È più spinta avanti, no? Cioè, e diamo più possibilità a loro. Oggi non abbiamo mai pressato la metà campo loro. Dopo un quarto 20 minuti ho tirato dietro le punte e sono passato a 4-4-2. Nelle altre partite eravamo sempre nella metà campo avversario a pressare. E non arrivavano proprio dalla nostra metà campo. Sta di fatto però che abbiamo avuto più occasioni in questa partita che in altre partite, abbiamo subito più occasioni che in altre partite. Cioè, per la paura degli avversari. Che ci abbiano un baricentro più spostato avanti. No, beh, nel secondo tempo quelle 3-4 occasioni che loro hanno avuto, alcune l'hanno avute. Poi riguardatelo, 3 o 4 di loro contro 6 di noi, alcune azioni, ma sono stati bravi, hanno fatto una triangolazione, un'intensità, un attacco alla profondità straordinario. Allora poi anche l'11 quando ha preso il pallo è proprio andato via fisicamente, cioè sulla corsa uno contro uno è andato via, uno contro uno andava in doppio, andava in doppio e non solo avevano quella forza fisica ma anche la tecnica, perché poi hanno anche buoni in qualità tecnica, però giustamente faceva notare quello, ecco, l'Arezzo oggi ha avuto tantissime occasioni, cioè dopo purtroppo non siamo stati lucidi sotto, ma oggi nel primo io tempo io onestamente non lo so quanto, ma 4-5 penso, no? Sì, minimo, ma anche le altre partite 4-5 quella di Rubechini nel secondo tempo è addirittura clamorosa. Beh, l'hai fatto anche con Quadrini in casa con la Pianese. Due volte nel primo tempo è stata respinta sulla legna, su batti e ribatti, cioè quella di Rubechini. Ma per quello che dicevo io, l'atteggiamento mentale che si facevano quelle cose, non si facevano attraverso un'evoluzione di gioco straordinaria. L'ultimo atteggiamento che è giusto forse arrivare al gioco attraverso una via diversa che sto percorrendo, tutto qui. Arrivare al gioco, la prima via era arrivare al gioco per dare mentalità, adesso probabilmente è meglio dare mentalità per poi arrivare al gioco, è semplice, cioè quello poi evidente anche nelle scelte fatte, no? Cerco meno capacità tecniche, più qualità, diciamo, fisiche, no? Ecco. Però appena si mette giocatori come Tarpona, si vede che le qualità tecniche ci sono e cambia il gioco di 40 metri, se no... È in quel momento della partita... Caffrey ha già giocato, lei non è venuta a Montemurlo, altre partite non l'ha vista. Hanno la vista. Mi basta qui. No, perché ha giocato anche altre partite. Caffrey aveva della mia stima in modo straordinario e ha fatto altre partite, però non è che abbiamo visto. Siamo qui a parlare di queste dell'Arezzo, delle quali non ne perdo una all'interno. Beh, ha giocato altre partite. Sì, abbiamo ragione tutte e due. Sì, ma per me Caffa ha quelle qualità, quindi non è che prevede in modo diverso. Poi ce n'è bisogno in alcuni momenti della partita, in altri momenti nel primo tempo avremmo avuto di più tanti. No, se no, a parte tutto, comunque diciamo che questa vittoria è importante, perché c'era la contestazione del pubblico, sentivo anche i giocatori, sono stati, ecco, cioè sono stati beccati a più riprese, eccetera. Che valore dà lei a questa vittoria, a prescindere da come è venuta? Allora la vittoria le do un valore normalissimo, non do un valore straordinario. Da un valore normale in un momento del genere, però se siamo venuti a Arezzo e siamo a 10 punti dalla Pistoiese, devi prenderti gli insulti, altrimenti vai a giocare alla Pianese, 200 persone, nessuno ti rompe le scatole e vai a Montemurlo che è meglio. Se vieni qui ad Arezzo a allenare o a giocare, c'è che devi avere le spalle grosse, devi subire gli insulti e devi cercare di vincere le partite. Se poi c'è un'altra soluzione, cerchiamo un'altra strada, un'altra soluzione. Io soluzioni non ne vedo, perché se si parte con l'obiettivo di essere competitivi e si vuole vincere e poi si sta a 10 punti dalla prima, è giusto che ti prendi gli insulti. Poi se gli insulti ti fanno paura e non riesci a far gol o ti fanno paura e sbagli i passaggi più semplici, allora vuol dire che non sei ad Arezzo. Allora se noi cambiamo questo tipo di atteggiamento e di mentalità, probabilmente vinceremo molte più partite dopo la fine. Che non è che la gente ha torto, perché tra 6 giorni, poi è chiaro, io adesso faccio un'analisi tecnica e vi dico che l'avversario è di grosso valore in Serie D, tecnico e anche fisico, perché per 90 minuti ci hanno pensato dentro la metà campo nostra, la nostra linea difensiva non è mai riuscita a giocare la palla,
Poi chiaramente a volte anche per un problema tecnico, è chiaro che magari c'è chi riesce a uscire bene palla a piede e chi magari soffre un po' di meno, no? Soffre un po' di più e quindi ha meno qualità nell'uscire palla al piede.